Eh sì, è il padiglione di Rama 5 questo. Io pensavo fosse un baretto, un ristorante. Eccolo qua, Rama 5. Ha tolto la schiavitù, ha fatto le strade, è stato da Thailandia, diciamo da essere un paese del terzo mondo a un paese moderno. Quindi sono tutti molto grati a Rama 5. Senti che bello questi uccellini, questi. Sembra quasi di stare in un paese tropicale, sembra quasi di stare in Thailandia. In realtà sono delle registrazioni della Pro Loco, ci sono gli altoparlanti sulle palme, vedi dove ci sono quelle onde? Sì. Vedi che si intravede leggermente il tetto? Sì. Ecco, lì vado a bermi una birra. Era questa la birra? Io invece mi bevo l'acqua. Ma perché abbiamo scelto, anzi l'ho scelto io, questi bungalow? Perché si chiamano bungalow? Mai verrai bungalow, così mi sento un po' più vicina alla mia barca. Siamo venuti fin quassù alla ricerca di un punto panoramico. E il bar. Un bar. Quassù, ma chi ci viene fin quassù? Ci devi proprio venire a piedi, andiamo. Ah, ma è questo il bar? Ma dai, ma guarda, guarda che scritte buffe! No droghe, handmade, nothing, no bastardo, no motherfuckers. Here is home, please respect. Private view. Allora, questo posto è davvero carino. Se mi sta, prendo il cocco. Strano questo posto. Bellissimo, questo è fantastico. Ecco la nostra birretta, il cocco. Andiamo, andiamo a vedere questa vista meravigliosa. Fantastico. Anche tu? Oh, non è molto al di sopra, poi è laggiù, no? È la nostra spiaggia. Ah, la spiaggia lì dove ci sono quelle capanne là. Sì, 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 giusto. È veramente un posto da pirata questo. Ed ecco che lasciamo il Mai Pan Rai Bungalow. Mai Pan Rai. Adesso andiamo dall'altra parte dell'isola, così per vedere un'altra parte. Qua ci è piaciuto molto. Ok. Arrivati al nuovo bungalow. Ci siamo già tolti le scarpe. Adesso andiamo a vedere un po' com'è. C'è la piscina. Guarda che bello! E in questi giorni ha fatto mare grosso, quindi il mare non è bello. Mai Pan Rai. Che dite? Si può fare? Anche Koh Phangan ha bisogno di un motorino, ognuno è suo, per essere visitata. Io però non faccio i video mentre guido. Come fa? Ecco, vedi che cadi, eh? Per fortuna stavolta si è messo il casco, perché l'altra volta stava senza casco. Mosse va? Aiuto. Allora, la chiave. Go! Guardate, è senza casco. No, l'ho appena tolto. Non è vero. Mi spettina tutto il casco. Come? Mi spettina tutto il casco. Ditegli qualcosa, ditegli. Andiamo. Siamo andati verso nord-ovest e devo dire non ci sono tantissimi accessi al mare. Abbiamo trovato uno spazzetto qui, andiamo, andiamo. Lì c'è una baietta molto carina, piccolina. Poi c'è questo ponticello su questo fiumiciaccolo. Ci sono delle barche. Adesso andiamo a vedere dove ci sono barche. Mi piace. Attraversiamo. Ma che corallone. È un corallo veramente. No, dai, questo non è. Dici. Prendiamo il nostro piccolo Muti 44. Veniamo qua. Quello con la chia corta. E veniamo qui, tranquilli.
Che ci importa? Ma quante nasse, Secondo me sono gabbie per polli, non nasse. Alcune sono gabbie per polli, ma queste dovrebbero essere nasse. Vedi che c'hanno anche tutte le incrostazioni da mare. Ah, sì. Guarda com'è chiaro là. Andiamo subito a vedere quella striscia chiara. No, quella striscia bella bianca in fondo al... Sì, in fondo al mare, insomma, là in fondo che vedevamo prima. Dovrebbe essere qua, vediamo un po'. Carini sti bungalow, Sti fiori. Beh, la sabbia è super bianca proprio. Molto soffice anche. Sì, è questa. Bello. Qui ci possiamo fare un bagnetto. Sì. Oh, che bel posto. Bagno? Ci siamo fermati in questo localino lungo la strada, al Cove, perché ce l'avete consigliato voi. Dovrebbe essere molto carino. È un po' con questi dipinti antica Thailandia. Questo è un po' cinese. No, è chiuso fino alle 6. Ma anche il pane se mangiano. Cazzo. Ciao scimmie. Passando con il motorino abbiamo visto questa distesa infinita di cocchi. Adesso andiamo un po' a chiedere, a vedere come funziona. Video, dai mai. Con tu passatai, dai mai. Midnight. Ok. Chan Tham, dai mai? Ati Bai. Kun Ati Bai Chan. Muang Khan. Vuoi Khan. Samarai. Ciao. Ne? Fini? Ok. No, no, dice che è meglio che tu non lo faccia, secondo me. No, è mica semplice. Antarai, Antarai. Ok, maiao. Mamma mia, le mucche enormi. Pensate che cosa curiosa, sono le scimmie che salgono su sulla palma a prendere il cocco e a portarla giù. Con put passa thai, dai mai? Dai. Con pencon thai? Oh, fama. Te put passa thai, dai. Ah. Io ti prate thai chi pi, ma ca? Sì, prate thai. Te pi, ho qui che tu. Oh, nam leo. Con Samgan. Samgan. Kimon. Wangla. Wangla. Non è vero. Non è vero. Lui. Pesitan. Pesitan. Zan. Pesitan. Ah, Satan. Satan. Pesit Satan. Tam Tamada Kum Samgan. Kimon. Wangla. ไม่มีอะไรมาได้ปีก็มูไปมูแล้วเรื่องงานอ่ะเขาการคิดว่าได้อันตรายมากอันเดียวเป็นของมากอันตรายมากไม่เคยเจ็บไหมคะที่ไหนเจ็บที่ไหนโอ้ระวังอ่ะ Un cocco glielo pagano 0,80 centesimi di baht, 10 cocchi 8 baht, e quindi lavora le ore che vuole. Lui normalmente lavora 8 ore al giorno, dipende, 8-9 ore al giorno, e così poi ogni tanto si è fatto male,
lavoro duro. Anche lui è birmano, però abita in Thailandia da 8-9 anni. Sono veramente tanti, questi sono secchi, non sono freschi, non sono quelli che si aprono verdi che bevi il succo. Questi qui vanno a banco, forse probabilmente da noi, cocco bello, quelli che si vendono con la cascatina, sono questi qua. Ricordatevelo quando ho comprato un pezzettino di cocco. Lo fanno qui, lo fanno i birmani in Thailandia per 0,80 centesimi di baht. Allora, un baht è 37 centesimi di euro, 0,8. È un casino, farò il calcolo e ve lo scriverò qui. Da quelli veri a quelli in pietra. Arrivati nella spiaggia più famosa di Koh Phangan, dove ero venuta qui nel 99, 2000, non mi ricordo, per il Full Moon Party. Da allora devo dire che è cambiata molto da allora. Qui si fa una delle feste più scatenate, la festa più scatenata della Thailandia. Tutte le volte che c'è la luna piena. Poi mi avevano detto che hanno cominciato anche a farla per la luna nera, per la luna a metà, per un quarto di luna, insomma, ogni occasione è buona per far festa. E quando venni qui la prima volta non c'erano strutture qua. Qua alla fine c'erano un paio di bungalow dove si poteva dormire proprio qua. Fa un po' impressione vederla così cambiata. E comunque rimane sempre una bella spiaggia, massacrata ma bella. Motorino. Adesso ho anche imparato che cosa mettere giù di piedistallo lì, di pie. Quindi scendo anche con agilità. Ta-ta-ta-ta. Grosso guaio a Koh Phangan. Stamattina dovevo andare all'immigration qua a Koh Phangan, dopodiché prendere il traghetto, andare a Surathani, prendere il bus per Ranong, dopodiché imbarcarmi e andare a Koh Phayam. Ma c'era un sacco di gente all'immigration. Quindi niente, ci hanno portato qua al porto. Però arriviamo alle 3 e l'immigration a Surathani chiude alle 4, quindi niente, non riusciamo a fare il visto oggi, quindi dobbiamo dormire a Surathani. Ma poi domani devo fare il visto, che sono lì, perché sta scadendo, poi mi arrestano. Da lì devo andare nel posto dove partono gli autobus, da lì taxi, autobus, poi a Ranong, prendere un taxi per il porto, da lì prendere una barca, da lì poi riprendere un taxi per andare al bar. Ah, ci hanno appena comunicato che la barca è in ritardo di mezz'ora. Mai pen rai. Andiamo a cercare una merenda? Mai. Non mi rimane altro che augurarvi. Buona onda! Buona onda! Buona onda! Buona onda! Buona onda!